Ciao Bad Comics, nuovo giro, altra corsa. Stiamo parlando di un altro volume, di un'altra serie Aftershock portata in Italia da Saldapress, vale a dire Rough Riders. I primi 7 episodi di questa serie firmata da Adam Glass e Patrick Olive sono raccolti nel primo volume intitolato Scatenate d'Inferno. Mi pare che è stato annunciato anche con un altro titolo, ma non mi ricordo bene. Comunque il titolo definitivo è Scatenate d'Inferno. Stiamo seguendo tutte le serie Aftershock pubblicate in Italia finora. Il bilancio è sostanzialmente positivo, c'è qualche titolo più interessante, qualcuno meno. Non ho notato particolari insufficienze, allo stesso tempo non ci sono state grandissime eccellenze. La mia serie preferita finora, penso che ci sia un ballottaggio tra American Monster, di cui però voglio scoprire che succede dopo, e Animosity, perché sono fondamentalmente un animalista dal cuore tenero e quindi vengo colpito particolarmente da questo tipo di storie. In buona posizione, in un'ideale classifica che non farò e che probabilmente se facessi domani sarebbe diversa, c'è Rough Riders, una serie che per gli amanti della storia è particolarmente indicata. È un titolo che va sostanzialmente a fare ciò che Jonathan Hickman ha già fatto sia in ambito Marvel con la miniserie Shield, rimasta sostanzialmente non conclusa. Aspettiamo tutti quel dannato capitolo finale, che secondo me a questo punto non arriverà mai, oppure anche in ambito Image per quanto concerne The Manhattan Project, ossia serie che vanno a fare una sorta di revisionismo immaginando personaggi storici noti, personaggi che conoscono tutti, anche i bambini perché li studiano a scuola, in una chiave inedita, in una chiave vicina alla figura del supereroe, anche se molto spesso i superpoteri non ci sono. In questo caso i protagonisti della storia sono Teddy Roosevelt, colui che sarebbe stato il futuro presidente degli Stati Uniti, perché la miniserie è ambientata nel 1898, quindi sul finire del XIX secolo. Il mago escapista Harry Houdini, la pistolera più letale del West Annie Oakley, l'inventore visionario Thomas Edison e il gigante di Galveston, ossia il pugile Jack Johnson. Personaggi noti, personaggi che hanno fatto la storia, personaggi che fanno anche questa storia in una chiave inedita. Chi sono i Rough Riders? Nella storia che conosciamo, i Rough Riders era il nome che venne attribuito alla cavalleria, alla divisione della cavalleria guidata da appunto Roosevelt, che fu un militare prima di essere un presidente. E in questa storia sono questo gruppo di personalità eclettiche, estreme, diverse tra loro, ognuna con una peculiarità, una singolarità a renderli speciali, che si uniscono per volere appunto di Roosevelt per affrontare minacce segrete, minacce che non sono state registrate nei libri di storia, ma che se fossero state lasciate incontrastate avrebbero probabilmente cambiato la storia dell'umanità. Quindi revisionismo storico, minacce anche che poi vanno ben oltre il genere storico, si avvicinano alla fantascienza o altri generi narrativi, personaggi vincenti, personaggi simpatici, personaggi che interagiscono bene tra loro, che sono ben dipinti in questa nuova chiave di lettura e che sostanzialmente fanno funzionare la storia. Io appunto amo queste rivisitazioni, mi interessa molto la storia da quando sono ragazzino, poi c'è anche un grande professore che me ne ha fatto innamorare e mi sono divertito perché si muove tutto in maniera fedele alla storia, però riesce a cambiarla. Gli eventi, il periodo storico, le particolarità, anche le location, i costumi, tutto molto fedele. C'è un grande lavoro di ricerca da parte di Glass, ma allo stesso tempo è tutto distopico, è tutto molto lontano dalla realtà. Quindi questo è questo punto di equilibrio che l'autore riesce a raggiungere, mi ha affascinato, mi ha divertito, anche perché il ritmo che la serie ha, grazie ai personaggi, grazie ai dialoghi, grazie agli eventi, anche ai villain che a un certo punto appaiono,
È davvero incalzante, sono 7 episodi che si leggono facilmente, che si leggono velocemente. Quindi un titolo comunque vincente, un titolo stuzzicante. Voglio vedere come evolve, perché è chiaro che ci sarà un prosieguo di questa storia, anche perché il finale è molto interessante. L'unica nota dolente, però relativamente, sono i disegni di Olive. Olive non è più quello di Spider Girl che leggevamo quando eravamo ragazzini. Ha comunque un tratto molto personale che tanti odiano, un po' spigoloso, molto marcato, molto sporcato. Però all'epoca era molto bravo a creare un senso di movimento, un senso di dinamicità, con uno storytelling più lieve. Adesso si vede che è un po' più stanco, un po' più vecchio forse, e i suoi disegni, per quanto sempre ricercati e sempre ovviamente riconoscibili, sono un po' più statici, sono un po' più tozzi. Quindi questa è l'unica nota negativa, l'ho trovo un po' fatica in alcuni punti a seguire la storia perché è un po' pesante l'arte di Olive. Il colorista che è il Taeb, appunto, prova un po' ad alleggerire col colore questa sua questa necessità, no, Cipriano è il colorista, questa sua necessità di no. Eltaeb, scusate, mi sono confuso. Questa sua necessità di calcare molto la mano, ma diciamo che sotto il profilo artistico, Rough Riders paga un po' e va a perdere quell'aria sbarazzina, frizzante, dinamica che i testi le conferiscono in maniera molto naturale. Però, titolo bello, titolo divertente, un fumetto abbastanza cazzuto, abbastanza originale. È figo vedere queste personalità storiche interagire tra loro con questo ruolo da salvatori segreti dell'umanità. Quindi ben vengano queste storie, soprattutto perché non si riciclano mai tra loro effettivamente. Rough Riders, volume 1, Scatenate l'Inferno. Ciao Bad Comics.